Quest'anno le commemorazioni del 2 e 4 novembre assumono un significato diverso e più profondo perché si aggiunge il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto. E in occasione quindi di questo centenario tante sono le iniziative, una di queste è quella che riguarda 25 città dell'Italia meridionale in cui verrà svolta una staffetta da parte di atleti militari ma non solo, con il significato di voler in un certo qual modo ripercorrere quello che è stato l'itinerario della salma attraverso un percorso sportivo, nell'idea che lo sport più di altri è un fenomeno di aggregazione, e con questo quindi il sesto reggimento a Trapani vuole unirsi alla comunità tutta di Trapani nella celebrazione di questo evento. L'attività si svolgerà dal 26 al 27 ottobre a partire dalle ore 10 presso la piazza del municipio e lungo le vie del centro storico di Trapani. Gli atleti sono 48 che si alterneranno ogni 30 minuti, sicuramente in buona parte militari del sesto reggimento ma anche personale dell'associazione sportiva 5 Torri Fiamme Cremisi e anche gente vicina al reggimento e alla forza armata come ex del reggimento o anche simpatizzanti. Queste celebrazioni servono anche per rinverdire la memoria di fatti successi 100 anni fa che però hanno un significato, acquisiscono un significato importante oggi in quella che è una conferma di una situazione che oggi più volte diamo per scontata, invece che ha comportato il sacrificio e l'eroismo dei nostri padri, dei nostri nonni in occasione del primo conflitto mondiale.